Un aggiornamento per appunto illustrare quello che è lo stato dei lavori che oggi interessa il quartiere di Vallato. Sono tanti. Pochi giorni fa avevo annunciato che dopo Pasqua sarebbero ripresi i lavori della pump track e siamo già sul posto proprio perché vorremmo terminarli entro l'estate con la realizzazione di questa pista in asfalto, una parte in terra e quindi anche una recinzione per rendere quell'impianto ancora più sicuro. Oggi proprio, anzi hanno già cantierato dalla scorsa settimana tutta l'area che riguarderà la realizzazione della nuova pista ciclabile che si connetterà al centro natatorio. Una parte l'avrete già vista, che è quella che parte dall'aeroporto e arriva sino alla recinzione, è già a buon punto. Da lì si innesterà un'altra parte che arriverà proprio al parco urbano, per poi concludersi al meglio con un meraviglioso ponte che attraverserà, diciamo, la superstrada grazie anche a tutto l'intervento della Regione. Detto questo, abbiamo un altro lavoro che è in corso, che è la Casa del Parco. La Casa del Parco abbiamo demolito tutta la parte interna, il tetto è stato rifatto, abbiamo lavorato sul cappotto esterno ed ora stiamo continuando a lavorare proprio per anche tutte le opere interne di efficientamento energetico che restituiranno uno spazio importantissimo alla comunità, che sarà anche destinato alla vitalità delle associazioni. Uno spazio ricreativo. Questo dovrebbe terminare invece entro diciamo l'anno, quindi per fine anno, perché i lavori sono un po' più importanti. Nel frattempo, se ci spostiamo pochi metri più avanti, abbiamo anche la realizzazione del nuovo asilo nido girasole che è stato demolito. Ora stiamo cercando, dopo la caratterizzazione di quelli che sono i rifiuti, di portare via i rifiuti per poi iniziare anche in questo caso la realizzazione di questa nuova struttura scolastica molto importante. Oltre a questi abbiamo altri due interventi importanti che sono l'efficientamento energetico che è stato svolto su Casa Archilei, manca solo la posa degli infissi, il fotovoltaico, l'installazione del fotovoltaico è pronta e su Casa Ferri invece, che è la casa diciamo che si affaccia al campo del Vallato, dove tra l'altro viene anche utilizzata dalla nostra banda folcloristica della città, e in questo caso abbiamo riqualificato la parte del sottotetto, abbiamo realizzato un nuovo bagno, demolito la scalinata esterna e anche qui sono in corso i lavori, tra un mese saranno terminati. Come vedete, tante opere erano in cantiere e tante stanno arrivando a conclusione dei lavori. Questo significa che la città è molto viva, che la città ha bisogno di spazi sempre più, di essere vissuta nella sua profondità, bellezza e dinamicità.